Esercizio numero 1 a pagina 76. Eseguiamo le proiezioni ortogonali di un parallelepipedo. Le proiezioni ortogonali ci permettono di rappresentare in modo scientifico, quindi preciso e univoco, un solido geometrico che ha tre dimensioni e che quindi non è così facile da rappresentare su un foglio che di dimensioni ne ha due. Questo sistema delle proiezioni ortogonali funziona in questo modo. Immaginiamo che questo sia il nostro spazio reale e immaginiamo di proiettare il nostro solido sul piano verticale, quindi lo stiamo guardando da questa posizione, sul piano orizzontale, che è questo, e quindi lo guardiamo dall'alto, e poi sul piano laterale, quindi lo guardiamo da questa posizione. Per passare dallo spazio tridimensionale allo spazio bidimensionale del nostro foglio, abbiamo bisogno di riprodurci il piano verticale, laterale e orizzontale. Per questo motivo dividiamo il foglio in quattro. Tre di queste quattro parti rappresenteranno i nostri tre piani di proiezione. Quindi, come prima cosa, dividiamo il foglio in quattro parti, graficamente, naturalmente, con la matita. Qui ho già scritto il titolo. Mi raccomando, cercate di scrivere bene in maniera regolare. Potete scrivere, se volete, prima vi esercitate a scrivere la matita, poi potete usare il pennarello a china 02 oppure lo 005, ma forse si scrive più comodamente con il pennarello a 02. Scrivete sempre, ogni volta, il nome dei piani, sempre con lo 02 o a matita eventualmente. Questo è il piano verticale, perché anche queste lettere che noi dovremo per forza mettere sempre nel nostro disegno devono essere chiare, regolari, scritte bene con grande precisione. Questo è il piano laterale, quindi lo chiamo PL. Questa è la linea di terra, la chiamo LT. All'incrocio degli assi metto una O. Questa veramente meglio metterla a matita. Così mi ricordo che dovrò sempre puntare il compasso in quel punto per la rotazione, e questo è il piano orizzontale. Quindi ricordatevi il passaggio tra la situazione reale tridimensionale, che è questa che ho in mano, e la situazione sul foglio. Ok, quindi torniamo a vedere il nostro solido. Nella situazione reale il solido che disegniamo è questo. Quindi quando lo proietteremo su PV, sul piano verticale, io lo vedrò in questo modo. Vedrò la faccia che qui è blu. Quando lo proietto sul piano orizzontale lo vedo proprio come adesso, e quindi vedrò la faccia rosa. Quando lo proietto sul piano laterale, questo è il piano laterale, io lo sto guardando di qua, quindi vedrò la faccia gialla. Questo giallo scuro. Ok? Ora, la proiezione ortogonale può partire da un piano piuttosto che da un altro, è indipendente. Possiamo decidere di partire con la proiezione dal piano. In questo modo. La distanza dal piano verticale è l'aggetto, si chiama aggetto. Quindi, se nella realtà questo solido dista, ad esempio, 2 cm dal piano verticale, quando io apro i miei piani, questi 2 cm stanno sotto alla linea di terra. Quindi,
scendo di 2 centimetri dalla linea di terra e faccio un trattino. E a partire da questo trattino traccio una linea orizzontale. Quindi mi metto su un'orizzontale giusta, appoggio la spada di fianco, scorro fino al trattino e traccio la linea di aggetto. L'aggetto sta soltanto sul piano orizzontale, magari ce lo scrivo così mi ricordo che è l'aggetto, si chiama aggetto. Ok, a questo punto sicuramente il solido non starà né più in su né più in giù rispetto all'aggetto, starà da qualche parte qui sulla linea di aggetto. Ognuno può decidere di metterlo come vuole. La base del solido misura 7 cm per 4. 2 cm, e lo riporto in un punto qualunque, non ha importanza particolare dove, in un punto qualunque della linea di aggetto. Faccio 2 trattini e adesso ho bloccato la posizione del solido. Però devo continuare la proiezione, quindi dovrò disegnare, ho disegnato questo spigolo, devo disegnare anche questi 2 spigoli, quindi a partire dagli estremi di questo segmento dovrò scendere con delle verticali. Mi metto su una verticale giusta, appoggio la squadra sotto, scorro e scendo con delle verticali lunghe a caso per adesso. Per proseguire la proiezione dovrò fare in modo che questa verticale sia lunga tanto quanto questo spigolo. Questo spigolo voglio che sia 4 cm. Allora mi prendo la misura di 4 cm, faccio un trattino e a partire da questo trattino traccio una linea orizzontale. Mi metto su un'orizzontale giusta, ho già appoggiato la squadra qui di fianco, scorro e chiudo la proiezione sul piano orizzontale. Cancello quello che avanza. Ora devo proseguire la proiezione sul piano verticale. Entrano in gioco le linee proiettanti, cioè devo riportarmi questo spigolo e questo spigolo, quindi tutti gli spigoli, sul piano verticale con delle proiettanti, delle linee proiettanti verticali. Quindi parto da una verticale giusta, oppure mi appoggio con questa squadra sulla cornice orizzontale, appoggio l'altra e proseguo con le proiettanti lunghe a caso, sono leggere, tracciate con la 4H senza calcare, lunghe a caso sul piano verticale. Ora ho finito di lavorare sul piano orizzontale, mi trasferisco sul piano verticale. La proiezione del solido sarà proprio corrispondente a questo rettangolo blu che rappresenta questa faccia. L'altezza del solido è 6 cm, quindi a partire dalla linea di terra mi alzo di 6 cm e ho segnato l'altezza del solido. Chiudo con una linea orizzontale, quindi lavorano sempre insieme le squadre. Mi metto su un'orizzontale giusta, questa sta sempre di fianco perché mi deve permettere di scorrere parallelamente. Mi chiudo la proiezione sul piano verticale, cancello quello che avanza. Ora, per costruirmi la proiezione sul piano laterale, ho bisogno di trasferirmi delle informazioni che ho già, cioè quanto è alto questo solido, quanto è larga questa parte, questo spigolo, quanto è lungo questo spigolo. Quindi con delle proiettanti io mi preparo già l'altezza sul piano laterale, quindi voi vedrete che lo faremo fin da subito, ma adesso preferivo staccarvi le proiezioni sui diversi piani. Quindi mi porto con una proiettante orizzontale lunga a caso che mi va a finire sul PL l'altezza del solido, così ce l'ho già pronta. Poi altre informazioni che mi devo riportare sono queste.
quanto è largo sto solido, perché poi la larghezza me la ritroverò qui. Quindi questo spigolo e questo l'ho già riportato. Con un'altra proiettante orizzontale scendo e mi riporto anche questi due spigoli che sono uno in fila all'altro. A questo punto con il compasso punto in O, apro fino alla prima proiettante e la ruoto, mi fermo sulla linea di terra, rimanendo puntata in O, apro fino alla seconda, ruoto e la porto sulla linea di terra. Punto che ho individuato la larghezza, sono riportata quindi questa misura, traccio le due proiettanti verticali. Su una verticale giusta, scorro. Una e due. In questo modo ho riportato fedelmente la misura, che lo giro nel modo giusto, del mio parallelepipedo, visto di fronte, visto dall'alto e visto di fianco. Mancano le lettere, sul vostro libro non le riporta mai, ma secondo me è utile metterle. Allora, se diamo un nome a ogni spigolo, quindi immaginiamo che gli spigoli della base si chiamino A, B, C e D, la base superiore avrà degli spigoli che si chiameranno in corrispondenza A', B', C', D'. Quindi quando io li guardo dall'alto, quando guardo il mio solido dall'alto, A che sta sotto e A' che sta sopra coincidono, B che sta sotto con B' che è sopra coincidono, eccetera. Quindi questo è A che coincide con A'. Questo è B che coincide con B'. Le tre lineette indicano il simbolo di coincidente. Questo è C, coincidente con C', e questo D, coincidente con D'. Le lettere magari all'inizio le scrivete a matita, poi quando vi siete abituati a farle non troppo grandi, non troppo piccoli, non dentro alla figura ma all'esterno, anche qui molto regolari e ordinate, potete ripassarle col pennarello a china 005 se ce l'avete, se no con lo 02 va bene lo stesso. Ora, quando emettiamo le lettere sul PV cambiano, perché lo stiamo guardando di qua. Quindi se qui c'è A e qui c'è D in basso, abbiamo A che coincide con D in basso. E se qui c'è B, se questo è B e questo è C, avremo B che coincide con D. Quindi questo è B coincidente con D. Questo è A coincidente. No, ho sbagliato. Questo è A coincidente con D e questo è B coincidente con C. Analogamente di sopra c'è B' coincidente con C' e A' coincidente con D'. Ok? Tra l'altro lo vedete anche di qui, perché qui sono sulla stessa linea. Quando lo proietto sul PV lo sto guardando di qua. D e A sono sulla stessa linea proiettante, quindi devono coincidere. Analogamente, quando proietto sul PL, A e B questa volta sono sulla stessa linea, hanno infatti la stessa linea proiettante. Qui avrò invece D che coincide con C. Sopra, analogamente, D' che coincide con C' e A' coincidente con B'.
Gli spigoli del solido vanno ripassati con il pennarello 05. Per ripassare a china, vi dovete esercitare su un foglio qualunque prima di lavorare sul foglio da disegno. Le squadre hanno tutte questo scalino. Questo scalino ci permette di fare in modo che la punta bagnata del pennarello non bagni la squadra e quindi non rovini tutto il disegno. Bisogna, per poterlo utilizzare, girare la squadra a rovescio. È un po' più scomodo naturalmente ripassare le linee con la squadra a rovescio, perché non siete proprio precisamente sulla linea, quindi rischiate di non ricalcarla con precisione. Per cui vi consiglio di mettervi in piedi in maniera da trovarvi bene sopra la linea e quindi ricalcarla con precisione. Il pennarello va sempre tenuto perpendicolare al foglio, non tenetelo mai inclinato, si rovina e scrive male. Quindi col pennarello perpendicolare al foglio, posso anche girarmi il foglio se mi viene più comodo, attenzione a non sbagliarvi, ricalcate le linee con precisione e poi ricalcate anche le lettere. Le lettere vanno scritte sempre. Dopo aver scritto le lettere e ricalcato tutto a china sui tre piani, potete colorare. In questo caso non dovete fare proprio le facce dello stesso colore delle mie, anzi io non le coloro nemmeno perché non ho tempo, ma le facce sono tutte diverse una dall'altra. Attenzione a non farvi ombra, per questo che vi dico vi conviene girarvi il foglio, che se vi fate ombra non vedete. Il colore deve essere uniforme, regolare, non calcate, non fate rigacce sul foglio mentre colorate. Disegno tecnico non basta che sia corretto come procedimento, deve anche essere ordinato, preciso, pulito, quindi dovete lavarvi le squadre periodicamente. Prendo il pennarello 02. Scrivo le lettere regolari, non troppo grandi, non troppo piccole. Non cancellate le proiettanti, eh? Le uniche linee che cancello sono quelle che, avendo fatto lunghe a caso, poi eventualmente mi avanzano, ma le altre non le cancello. Sotto c'è la scritta matita un po' più disordinata, la cancello, ma poi non c'è altro da cancellare. Ok?